estremamente complesse. Detto questo, riprendiamo. Vabbè, sto facendo un po' macello. IT Styles, qualunque cosa sia. Riprendiamo l'esempio di prima della pizza con gli stili per vedere un'altra cosa invece completamente diversa, che è la definizione di uno stile custom per un oggetto. In questa applicazione ho customizzato, ad esempio, il pulsante per farlo diventare rotondo. Non è un pulsante rotondo, c'erano, poi li hanno tolti, mannaggia loro. È un pulsante con gli angoli talmente arrotondati che sembra rotondo. Siccome ha tre rettangoli, ho arrotondato tutti e tre i rettangoli, così è proprio bello rotondo. Ma è finto, ok? E questo lo vediamo se andiamo sul custom style, perché lo style di questo specifico button ha tutti i rectangle che hanno dei radius, degli arrotondamenti pari a metà, sono grandi 90 e l'arrotondamento è 55. Ma poi deve essere 51, vabbè, insomma, quello che è, comunque alla fine sono rotondi, perché hanno gli angoli molto arrotondati. E questo l'ho fatto modificando lo stile custom di questo componente. Ma un'altra cosa che ho fatto è mi sono creato un elemento stilistico inesistente. Ho detto, creami un nuovo, ho trascinato un layout, una cosa nuova. Non è associato a nessun componente esistente questo layout, è un modo di organizzare elementi di un'interfaccia utente. Questo layout contiene un'immagine. Purtroppo non sono selezionabili lì, un'immagine del testo. Un layout contiene di solito elementi nativi, ma in realtà potrebbe anche contenere un button, un elemento già che a sua volta ha una sottostruttura stilistica. Quindi creo l'elemento fondativo di uno stile, un elemento. A questo punto, se prendo un controllo e gli dico tu hai questo stile, è come dire guarda, all'interno di questo oggetto bisogna creare un testo e un'image. Quindi quando voi applicate uno stile fate anche la creazione automatica dei sottocomponenti definiti dalla regola di quello stile. In questo caso questo stile che si chiama image label lo applico a runtime a degli list item, degli list box item creati dinamicamente. Se creano un list box item, ho fatto così, quindi list box item al vostro interno un text e un edit. Dopodiché con lo stesso codice di prima dico find style resource text e cambia il testo, trovami l'image e carica un bitmap. Questo è il modo in cui carico testo e immagine, andiamo di cipolla, all'interno di questa listbox. Ovviamente ogni singolo elemento della listbox dovrebbe aver associato uno stile e quindi una serie di sottelementi completamente diversi. Questa è una via di mezzo tra dire creami questa listbox e mettigli un testo e mettigli una edit, che è un'operazione completamente runtime, e invece questo che ho definito una specie di template, una specie di scheletro, come fa un frame un po', definisco una sottostruttura, fatta in un certo modo e dico applica questa sottostruttura, quindi vai a creare gli elementi, i sottelementi corrispondenti. È chiaro, se ne ho bisogno di più di uno fatto allo stesso modo, può avere senso passare attraverso la definizione di uno stile. Poi lo stile è anche più semplice da modificare in termini grafici, estetici, per esportare quel file di stile. L'utente dice no, ma fai bordino rosso, fallo, giallo e verde, lo reimporto e quindi ho questa flessibilità che invece se è tutto hardcoded chiaramente diventa più rigido in termini di modifiche sulla parte estetica. Quindi abbiamo visto che posso fare fine tuning dello stile di un controllo, ma posso anche accedere ai suoi elementi a runtime da codice con fine resource style. Posso anche cambiare gli stili globali all'interno dell'applicazione. Quindi posso su un'applicazione FireMonkey anche dire che voglio partire con la mia applicazione con la sua interfaccia utente classica. Ma voglio caricare un file di stile a runtime diverso, voglio farlo sembrare acqua grafite. Oppure golden grafite. Ta-da! Oppure farlo sembrare un'applicazione iOS.
Oppure farlo sembrare un'applicazione Mac. No, Mac e basta. Oppure farlo sembrare un'applicazione Ruby grafite. Rosso. Sono tutti neri questi stili, è un po' dark. È il fratello dell'amministratore di Wayne Williams, l'amministratore delegato di Embarcadero, che si è dilettato a disegnare stili nel tempo libero. Questo lo ottenete con una riga di codice. Scusa, mi apri un file di stile e usalo come file name dello stylebook. E in questo gli stili sono simili alla VCL, cioè il fatto che posso applicare un file di stile. L'unica cosa che hanno in comune, il resto è tutto diverso. Questo elemento effettivamente comune. Come sono come orario? 10, 15 minuti? Mi sono un po' perso. 14 minuti? Ci può anche essere. Ok, grazie. Lo fai vedere un'altra cosa che mi sono perso. Poi vediamo un paio di applicazioni pseudo serie, ma quelle. Fare un'applicazione, altra cosa che mi sono dimenticato proprio. File, close all, file, new, file monkey, HD application. Che è il discorso del, secondo me è bellissimo e si è visto in giro poco. Il discorso del meccanismo child. Vi ho già detto, potete mettere un pulsante dentro il pulsante. Potete mettere l'immagine dentro il pulsante. Adesso faccio una cosa che vi sembrerà cretina, ma invece è potentissima. Prendo una edit e gli metto dentro una label, un'etichetta, se la trovo, se sono un po' stanco. Metto la mia label dentro della edit. E lui dice, cacchio, l'interfaccia utente, uno scrive, c'è scritto già dentro, non si capisce niente, l'interfaccia utente. Ma c'è una differenza fondativa, che questo esempio dimostra, tra il concetto di child in FireMonkey e nella VCL. Nella VCL, perché Windows è così, Windows, quando avete un componente ospitato dalla client area di un altro componente, deve stare dentro lì, è vincolato alla client area, sia come coordinate, certo, le coordinate sono relative, questo vale anche in questo caso, ma anche come visualizzazione. In FireMonkey non è così. Potete metterlo, potete fare clip children, ma potete fare questa cosa. Prendete la label e la mettete sopra la edit. E uno dice, vabbè, che sforzo, prendetevi la label, prendetevi la edit, mettete sulla form, è la stessa cosa. La risposta è, col cavolo che è la stessa cosa. Perché se ruoto la edit, la label che è relativa, ruota insieme. E se faccio scaling, scala insieme, e se la nascondo insieme. Se faccio qualunque azione sulla edit, visual, sposto, si spostano insieme perché è child anche se non sta dentro. E quindi vuol dire che questi due componenti voi lavorate solo su uno e automaticamente vi viene dietro, tra virgolette, la label va dietro, è come se fosse incollata alla sua edit. Questo è comodissimo, pensate quante volte avete la edit con la label, sposta una, sposta anche l'altro. È l'esempio, però in tantissimi casi avete componenti che sono associati tra loro, anche se non stanno dentro, avete un button, avete un'immagine, che non è magari nel button, è fuori dal button, ma è logicamente associata. Nascondi il button, allora cosa fate in Delphi? Ci mettete un pannello che non nascosto, che non si vede, così poi lavorate sul pannello. Sì, vabbè, uno fa le forme, è capitato anche a me, con 27 pannelli tutti nested per gli allineamenti, solo per riuscire a muovere, a tenere insieme le cose. Qua no, qua potete associare tra di loro componenti anche all'esterno della loro superficie. Secondo me questa cosa è potentissima, è veramente estremamente comoda in termini di codice, di funzionalità. Quindi il concetto, per così dire, il concetto di control child è un concetto diverso. Saltiamo le applicazioni 3D. E vediamo almeno un paio di applicazioni database oriented, tanto per far finta di aver fatto un'applicazione di business, no, scherzo. Saltiamo magari, no, poi faccio anche quella 3D, via. È la stessa di Milano. Saltiamo il. Vediamo questa. Questa è un'applicazione molto, molto banalina, se volete, che prende il suo client dataset e vi fa vedere i campi. Ci mancano un po' di immagini. Allora,
Allora dice, vabbè, la faccio anche in VCL. Poi dice, ma in VCL con i componenti dataware la faccio senza scrivere codice. Mentre invece in FireMonkey ho dovuto scrivere tanto di quel codice che Hokito client dataset rompe una riga. Il resto è solo per cambiare l'immagine del FireMonkey. Cioè, esattamente lo stesso codice che con il dataware. Sì, ci vuole un attimo abituarsi ai bagni, ma non è che non è un po' diverso, ma comunque il codice è sempre zero. Ho fatto due click, ma neanche tanti click in più, ho fatto due click in più e ho creato un'applicazione fatta in questo modo che contiene dei live un bind scope agganciato al mio data source e contiene nella binding list dei componenti che non fanno altro che agganciare ogni singolo elemento dell'interfaccia utente, la mia edit, con il mio field, il mio controllo name, con il mio campo name o il mio image con il campo che contiene, cioè il mio image control con il nome del campo che contiene l'immagine. Fatto questa associazione, clic 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 clic, ho la mia interfaccia utente perfettamente funzionante. No, io li posso modificare, cambio i dati, sì, è full rewrite, è completa, fa tutto. Fa tutto quello che vi aspettereste. Ci manca una play updates, ovviamente, perché in realtà non li salva solo nel client dataset, ma normale, voglio dire, come in Delphi classico. Ok? Ho anche la versione client del multi-tier, però voglio dire, concettualmente, se un client dataset agganciato, in questo caso invece con file locale, a un database remoto, non è che cambia molto in termini logici. Potete usare DBExpress direttamente, non tutti i driver ci sono su Mac, non è, tutti i driver su Windows ci sono tutti, su Mac non ce li avete tutti, verificate. Potete usare client dataset, potete usare client remoti di architetture multi-tier, tutta la parte, diciamo, quella parte resta. No, così potete usare il client Azure, il client Amazon, che Harvey, interfaccia utente per Windows e Mac, che accedono a servizi REST, oltre che ad applicazioni server scritte in Delphi. Ok? Torniamo a un esempio 3D, per chi non l'avesse ancora visto, vi faccio vedere il menu 3D della pizza. Ah, giusto, perché il 3D è un'altra cosa che uno dice, ma il 3D serve solo per fare la grafica. Ah, questa è un'applicazione in cui io, passando da un record al successivo, in questo caso da un file al successivo, invece che dire l'immagine cambia e metterla lì fissa, o invece che fare lo shader, si può fare perché ci sono tutti gli effetti di shading un'immagine sull'altra, dico, beh, facciamola girare intorno. Questa applicazione ha due immagini, una davanti e una dietro, attaccate, cioè attaccate, che si muovono con la stessa rotazione. Per cui, quando io clicco, lui cosa fa? Fa partire un'animazione su entrambe le immagini, quella davanti viene dietro, quella dietro va davanti. Dopodiché cosa faccio? Cambio il file dell'immagine dietro e la rigiro davanti. Questo non fa altro che scandire dei file di una cartella, facendo girare le pizze. Poi posso anche muovere questo, si muove tutto insieme. Tutto questo con... Guardate quanto soffre la CPU per fare questa doppia animazione, se n'è anche mossa. È tutto GPU, la CPU è scarica. Fatta con la VCL, c'è la CPU che finisce. Quindi riuscite a fare tante cose senza penalizzare. Cioè, sì, ma con quella roba lì poi l'applicazione non va più. No, la fa il GPU, no. La CPU è lì pronta per il tuo input, per tutto. Non è un po', non ti rallenta, tra virgolette, l'applicazione perché c'è qualcun altro che... Poi purtroppo c'è questa cosa che ogni tanto resta un po' storte le pizze, ma vabbè. Metterla a posto. Ok? Quindi per dire che anche aspetti grafici, aspetti 3D, che alla fine possono sembrare un po' pacchiani, se usati con moderazione, sono carini. Potete mettere insieme applicazioni 3D e 2D, perché potete usare una superficie 3D dentro 2D e 2D dentro 3D. L'altra cosa che potete fare, che non ho il tempo di far vedere in una demo, è mischiare VCL e FireMonkey. Allora, da un punto di vista teorico, il Mercadero dice no, no, non si può fare, noi lo supportiamo. Beh, ok, non lo supporta, ma no, non si può fare. Da un punto di vista pratico, fate la versione VCL, gli create new FireMonkey form, la mettete dentro e fate show, sostanzialmente funziona. Al netto di...
sostanzialmente funziona. Per essere più puliti, potete, come suggerisce Steven Ball, metterla uno in una DLL, l'altro nell'exe, così ognuno ha la sua logica di accesso al sistema, però in realtà non è assolutamente necessario. Un buon esempio è dentro il Delphi Source, ritrovate l'esempio completo del mix di applicazioni ICL e framework. Poi c'è addirittura chi ha esagerato facendo in modo che cosa succede? L'unico problema che avete è che quando avete attivo un progetto VCL, il new FireMonkey Form è disabilitato nell'interfaccia utente del leader. Allora c'è chi ha fatto un plugin che riabilita quel comando che sta facendo il leader e vi permette di mischiare le form proprio in modo, ma è solo un visualizzare quello che lì è nascosto, ma se voi aprite un'applicazione, create una form, salvate il file e aggiungete all'altro progetto, vuol dire che siete sostanzialmente abbastanza tranquilli. L'altra cosa che può essere interessante è la possibilità di avere tecniche per convertire invece che mischiare un'applicazione VCL e FireMonkey, convertire l'applicazione VCL e FireMonkey. Allora, le due librerie sono diversissime. Diverso il modello di interfaccia utente, sono diversi i componenti disponibili, è diverso il meccanismo di binding dei dati. Ma esistono dei tool che vi aiutano, vi convertono un po' del codice, vi creano, convertono un po' dei DFM in XFM e vi aiutano a ridurre il lavoro che comunque c'è, non è che lo tolgono. Uno si chiama Monkey Groomer e usa una Lua come linguaggio di customizzazione delle conversioni, e l'altro si chiama Mida, che tra l'altro è un progetto di un italiano. Che invece è un po' più hardcoded, però in realtà è anche un po' più avanti in questo momento. La differenza è che il primo è open source e il secondo è a pagamento, però il secondo è un po' più avanti del primo. Poi valutate voi. Conosco entrambi gli autori, ho cercato di stare neutrale. No, ci sono buoni motivi per. E poi comunque a pagamento, 100 euro, non è che sia un costo. Dovrebbe rilasciare un po' di video ancora la prossima settimana, perché ha messo supporto per i data binding, quindi trasformi data ware in data binding. Non so come, devo ancora guardarci bene. Però diciamo che una delle strade che saranno, adesso sono molto giovani, ma nel giro di qualche mese saranno un po' più mature, saranno le strade che vi permettono comunque di semplificare la conversione di un'applicazione. Il problema del semplificare la conversione di un'applicazione, però tenete presente che non è che prendere l'interfaccia VCL Windows e trasferirla in FireMonkey sia di per sé l'ideale. Perché le potenzialità, cioè, voglio dire, se uno dice passo da un'interfaccia tradizionale a un'interfaccia moderna, beh, magari non dico che mette tutte di traverso tutte le cose che girano con gli effetti, però può essere una buona occasione per ripensare un po' l'interfaccia utente, quindi per usare elementi estetici diversi, per usare colori, per usare anche posizionamenti, cioè piuttosto che fare proprio le bucolette tutte in fila, magari insomma usare un minimo di animazione, cioè, e quindi a quel punto uno deve un po' ripensare l'interfaccia utente. Prendere l'intelligente così com'è e fare il clone, sì, può essere utile per partire, ma non è detto che sia proprio il risultato ottimale per una libreria come FireMonkey. Dovete mettere l'applicazione, vuol dire, sull'iPod, non è che potete portare l'applicazione Windows con le caselline sull'iPod, cioè, non va bene, non si fa. Dovete farla seguendo delle altre regole estetiche. E se vi serve identica come sulla VCL, mi dite lasciate la VCL. No, è vero, ok, potete andare sul Mac, però insomma. Non è che potete per forza, come vedete, VCL funziona ancora per molti anni, è sacrosanta come libreria. È chiaro che può essere carino spostarlo. Prima delle domande, di cui abbiamo 3 secondi, vi faccio vedere un demo che è già troppo bello. No, qua devo fare escape. Ok, vediamo se riesco a fare copia e incolla, se funziona la connessione internet. Se, ah, non funziona. Passo, le passo. Purtroppo questo problema è che Vodafone insiste che di voler vincere nella connessione. Di solito vado troppo piano e prima che io riesca a riconnettermi. È andato? Boh, chi lo sa, vediamo. Niente, non ve la faccio vedere, seguite questo link, è un'applicazione carina. Un'applicazione FireMonkey in cui avete una normale interfaccia utente, cliccate su un pulsante e tutti i componenti cascano e finiscono sul fondo. Stupendo, quelle sono le cose che mi piacciono. I componenti cascano sul fondo e finiscono in fondo alla POP. Tutti, ma funzionano, potete scrivere delle edit, tutte cadute in fondo. Bellissimo, eccezionale. Domande? Sì.
quale versione del client e del server? Allora, il desktop remoto, il server in realtà non è tanto preso da Windows 2003. Il vincolo è che il sistema di remotizzazione deve abilitare la GPU. Allora, Windows Remote Desktop l'abilita da 2003, 2008, e anche quello di Windows 7, anche quello di Windows Vista. Il Citrix Metaframe non abilita la GPU nella remotizzazione, e quindi potete avere l'ultima versione di Windows con l'ultima, quella cosa non va. Sì, perché è il server Citrix che non abilita questa cosa, indipendentemente dal server Windows. È una cosa che loro hanno miliardi di richieste, perché problemi che non funziona la versione Silverlight, cioè non è solo FireMonkey che ha problemi, ma molte altre cose che hanno problemi. Si presume che questo è il caso più eclatante, perché quasi tutti gli altri, tutti i vari virtualizzatori, non so se tutti, ma le VMware dalla versione 6, VirtualBox, penso che quasi tutti abbiano un meccanismo nelle ultime versioni di virtualizzazione della GPU. E i sistemi remoti, non tutti, ne ho trovate anche alcuni, ce n'è uno molto economico che si chiama XP Remote, che molto, non costa niente, però non virtualizza la GPU, quindi no, qualcosa a volte perdente. È chiaro che a quel punto l'applicazione non ha neanche senso andare su FireMonkey su questo tipo di vincolo in termini aziendali. Altre domande? No, ci sono, diciamo, è una versione 1.0 di una libreria. Qualcuno dice è inusabile, io non sono d'accordo. Cioè, di versioni 1.0 di librerie così usabili, sinceramente nella mia vita ne ho viste poche. Però è la versione 1.0, è la VCL, la versione 15, è un po' più robustina. Ogni tanto succedono delle cose prive di senso, inimmaginabili, perché se scrivo questa cosa. Però, voglio dire, no, sinceramente non lo so, cioè non lo so nel caso specifico. Non lo so nel caso specifico, però ci sono cosette qua e là che effettivamente sono abbastanza. Esatto. Però appunto il concetto di fondo è che uno, cioè è l'idea è sempre tutto quello che è tipico di Windows non c'è, non funziona e non funzionerà, perché non è in quel tipo di logica, tutta la gestione del tab, del movimento, cioè, è tutto completamente diverso. Poi non è un po' simulato. Però bisogna comunque lasciarsi un po' alle spalle gli elementi tipici del mondo Windows e le cose della VCL che sono windowsismi, tra virgolette, della VCL. Sì. Le toolbar esistono? Sì, esistono toolbar che non so. C'è un componentino, però l'unico, diciamo, la cosa un po' antipatica sulle toolbar e su altri componenti è che manca, ed è un po' scomodo sostituirlo, l'image list. Per cui in realtà l'image list è un po' una rognetta, perché l'image list è molto comodo oggettivamente. Allora, si può simulare, addirittura gli stili di FireMonkey sono in modo impressionante. Cioè, alla fine lo stile di FireMonkey è un bitmap che contiene tutto, un bitmappone che contiene tutto quello. No, ci sono alcune cose di questo tipo, ma non c'è l'image list, perché l'image list è un componente Windows, strettamente Windows. Penso che un image list simulator dovrebbe essere un componente molto gettonato per FireMonkey. Per cui in realtà il problema non è che non c'è le toolbar, il problema è che le toolbar ogni button devo mettere la sua image, è un po' più rognosetto gestire appunto alcune di questi elementi del faccio utente abituali. Non esiste l'ICU, ma si può usare una grid fatta di controlli, quindi la grid può essere la string grid o la control grid, in cui mettete dentro anche checkbox, date time, pull down. A volte bisogna sostituire elementi del faccio utente con altre cose che sono diverse. Ma alcune cose arriveranno, tipo il supporto per il gesture arriverà, le action penso che siano in qualche modo nel panorama delle cose. L'altra cosa molto importante che è stata annunciata, poi perché erano 1.0, sono state annunciate patch frequenti. C'è già stato un update 1, penso che a breve ci sarà un update 2, previsto un update 3, un update 4, un update 5, un update 27. No, scherzo, no. È previsto un aggiornamento continuo, sia in termini di bug fixing puro, ma anche in termini di
enablement di feature che c'erano, ma che hanno messo, sai, come con una solleva il tappeto e mezzo sotto la polvere, c'è un componente video che è finito nella polvere sotto il tappeto, c'è dentro sorgente, però non funzionava per il Mac, allora l'hanno fatto anche da Windows, l'hanno messo sotto il tappeto, però prima o poi sto tappeto vado anche pulire. No, nel senso che insomma sì, appunto è un 1.0 a tutti i giorni gioventù, ma ripeto, la mia sensazione è che però è già usabile oggi anche per dei progetti reali, sapendo che non dovrà far fatica a trovare qualche workaround, a trovare. Però nel tempo sicuramente c'è intenzione di spingere, spingere tanto su FireMonkey. Sulla dimensione dell'applicazione. Dimensione dell'eseguibile? Beh, partono cicciotte, nel senso che sicuramente FireMonkey aggiunge un paio di mega a un eseguibile VCL tradizionale. Però è molto relativo, nel senso che è un po' come l'applicazione di VCL, metto una form con tre componenti è grande, sì, però se metto poi 20 form con gli stessi componenti, più o meno è sempre lì. È un po' questo effetto, una curva un po' più alta di partenza, perché chiaramente devo bindare la parte della libreria. Non fatevi spaventare, quando fate la build e guardate la cartella debug, Win32 debug, non fatevi spaventare, fate la versione release. Perché l'applicazione minima del bar sono 8 mega, ma lì sono 2, quindi voglio dire, sì, 8 mega, cioè, oh, gigante, no, vabbè, sono 2, insomma, cioè, il confronto ha fatto la versione release, la versione debug, con dentro informazioni di debug, con dentro altre schifezze, è veramente cicciona, ma è la versione debug, quindi, voglio dire, no. Lo segnalo perché rispetto alla VCL la differenza della versione debug e release è più grossa, e quindi uno appunto vede l'eseguibile debug, già, è gigantesco. Comunque sì, non sono piccole, ad esempio per un telefono, cioè non sono piccole, per un PC, voglio dire, vabbè, per un telefono, per un dispositivo, non è l'applicazione più piccola che potete generare. Questo sicuramente, però è il costo rapportato al fatto che non dovete avere già la libreria installata sul telefono, ma ve la portate dietro nel vostro eseguibile. Poi penso che non sia una cosa che cercano di ottimizzare nel tempo. Il limite di FireMonkey, siccome è molto dinamica come libreria, una molta RTTI, molti ganci dinamici, probabilmente finite per avere l'eseguibile, compilate molte cose che non vi servono. Perché il difetto di avere strutture molto RTTI e molto dinamiche è che dovete avere a disposizione cose che magari non usate, perché un linker non può dire la usi o no, e che ne so, è una stringa, e quindi un linker un po' meno smart quando usate la parte RTTI, non può che essere così. Però anche lì ci sarà poi il modo di fare un po' di fine tuning per pulire un po' l'overhead tra virgolette inutili. Ok, ci fermiamo perché il caffè è già pronto da un po', poi se avete domande io sono in giro ancora, al prossimo mi siederò un attimo.